Scattata l'operazione trasparenza tanto voluta dal Premier e Ministro dell'Economia e Finanze Mario Monti, operazione che concede al cittadino di sapere il reddito dei ministri. Il più ricco tra i ministri è quello della giustizia Paola Severino con ben 7 milioni di euro. Segue il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera con un reddito da 3,5 milioni di euro nel 2011, a cui vanno aggiunti nel patrimonio depositi per 8,8 milioni di euro derivanti dalla vendita delle azioni Intesa. Più poveri il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri con 183.084,35 euro all'anno e il ministro della Cooperazione Andrea Riccardi con 106.000 euro. Tra i redditi pubblicati mancava proprio quello di Mario Monti. Abbiamo chiesto chiarimenti sia al Ministero dell'Economia che alla Presidenza del Consiglio. Volevamo sapere se e quando il reddito di Monti verrà pubblicato. Ci hanno risposto che non ne sapevano nulla, rimpallandoci da un ufficio all'altro. Dopo 3 ore e diverse sollecitazioni, alla fine è arrivata una risposta concreta. Monti pubblicherà il proprio reddito in serata. Potremmo chiederci perché Monti non sia stato il primo a pubblicare il proprio reddito, ma non lo faremo. Come promesso, onorerà comunque l'impegno di trasparenza, meglio tardi che mai. Ma un appunto lo dobbiamo nei confronti di quei poveri dipendenti del Ministero dell'Economia e della Presidenza del Consiglio che impauriti cadevano letteralmente dalle nuvole quando gli si chiedeva notizia del reddito, lasciati allo sbando senza che sapessero cosa rispondere. Ascoltate. Pronto, buongiorno. Sì, salve, sono Pietro Passanante di Teleagenzia 1. Volevo informazione, se lei me la può dare, in merito alla pubblicazione dei redditi sui siti dei ministeri, dei redditi dei ministri, naturalmente. Redditi dei ministri? Sì. E Monti ha pubblicato il proprio reddito? Io non posso rispondere, lei può capire. Scusi, è una cosa pubblica, cioè volevo soltanto sapere se sì o se no. Sul vostro sito, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze, non ho visto la pubblicazione del reddito di Monti. Ma lei chi è, mi perdoni? Io sono un giornalista. Un giornalista. Pietro Passanante, di Teleagenzia 1. Cioè, ma poi potevo essere pure un comune cittadino, non è, cioè, io anzi mi sono, mi sono qualificato come giornalista, però potevo pure essere Pietro Passanante, libero cittadino, non è quello. Non so che dirle per quanto riguarda. Ma lei non sa quindi se è stato pubblicato oppure no? Io lavoro all'ufficio Urba e quindi non... Un attimo soltanto, mi può attendere? Sì, sì, prego, prego. Perché io ovviamente questa cosa non... Non ho premura. No, è un continuo di telefonate quell'ufficio Urba e quindi non ho proprio neanche il tempo delle volte di prendermi un caffè. Guarda, è da stamattina che sto qui dalle 9. La capisco. No, onestamente, guarda, sono le 12:14, non sono scesa neanche giù. Purtroppo c'è un continuo di telefonate, mancano altre persone, quindi è un continuo, guarda. Sì. Un attimo solo, perdoni. Sì, sì. Pronto? Sì. Mi perdoni perché, guarda, con c'ho un'altra linea da rispondere, un altro telefono. Allora, mi perdoni un secondo, eh? Sì. Le do? Sì. L'ufficio stampa? Sì. Che portavoce? Un secondo solo, perché io ovviamente lo faccio. Le do il numero? Sì. Portavoce, proprio l'ufficio stampa. Che è 06 sì. 47 61 47 61 43 60 43 60. La ringrazio, gentilissima, grazie, buon lavoro. Grazie. Patrizia, portavoce, buongiorno. Sì, salve, volevo un'informazione se... Patrizia. Sì.
Sì, mi dica. Sì, se me la potete dare. In merito alla dichiarazione, alla pubblicazione dei redditi dei ministri, volevo sapere se Monti aveva pubblicato qualcosa. Non lo so, no, questo non lo so, lo devo chiedere. Mi può fare questa gentilezza, perché io sul vostro sito, sul sito del Ministero, non riesco a vedere nessuna pubblicazione. Penso che ancora non l'abbiano fatto. Ma sono stati già pubblicati però sul sito del governo. Sì. I redditi di tutti i ministri, sì. Quindi scattava da oggi l'operazione. Quindi volevo sapere se c'era un comunicato magari di Monti che chiariva in merito. Sì, ok. Aspetta un attimo. Sì, sì. Un attimo solo. Sì, sì. Pronto? Sì. Per quanto riguarda Monti, quello lo fa solo la Presidenza del Consiglio. Ma siccome è pure Ministro dell'Economia... Però lo fanno loro, e noi metteremo quello del Vice Ministro Grilli. Ho capito, e quindi quello di Monti potrà essere pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio, mi sta dicendo. Di Monti non c'è nessuna traccia sul sito del... Questo io non glielo so dire, perché sono loro. Quindi voi sul vostro sito del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicherete soltanto quello del Vice Ministro? Sì, sì. E quindi non quello di Monti? No. Va bene. Grazie. Grazie, arrivederci. Presidente del Consiglio, buongiorno. Sì, salve, volevo un'informazione se me la può dare. Per quanto riguarda la pubblicazione dei redditi dei ministri, volevo sapere se Mario Monti pubblicherà il proprio reddito. Le passo alla segreteria un attimo. Giorno. Grazie. Il rimbalzo. Pronto? Sì, salve, sono Pietro Passanante di Teleagenzia 1. Sì. Volevo un'informazione, se possibile. Vediamo. In merito alla pubblicazione dei redditi dei ministri... Non abbiamo ancora nessuna disposizione, dovete attendere ancora. Perché gli altri redditi sono stati pubblicati? Ma al momento noi non abbiamo nessuna comunicazione da dare, quindi... Quindi forse non sarà nei prossimi giorni? No, io lo so dire questo ancora, non sappiamo se è oggi o se è un altro giorno. Quindi può darsi che possa essere messa in pomeriggio, oppure comunque queste notizie non le dovete chiedere a noi della segreteria, le dovreste chiedere all'ufficio stampa. Va bene, grazie. Prego, arrivederci. Segreteria del portavoce. Sì, salve, volevo un'informazione, sono Pietro Passanante di Teleagenzia 1. Se potete darmi questa informazione, perché ho fatto un giro di telefonate. In merito alla pubblicazione dei redditi dei ministri, volevo sapere se Mario Monti ha pubblicato o pubblicherà il proprio reddito. Un attimo solo, per favore. Le grazie. Mi può ripetere il suo nome? Pietro Passanante. Di? Teleagenzia 1. Teleagenzia 1. Un attimo solo, sì. Per favore. Prego. Mi può lasciare il suo numero, per favore? Appena abbiamo informazioni in merito sarà mia cura farglielo sapere. Ma quindi ancora non sapete nulla voi? Io in questo momento non ho questo tipo di informazione, nel senso che non le so rispondere in questo momento. Appena riesco ad avere un'informazione più precisa sarà mia cura richiamarla. Mi sa dare dei tempi? Guardi, non so se ce la facciamo oggi. Quindi non mi sa dire se oggi pubblicheranno. Saperle dire qualche cosa entro fine giornata, comunque se no domani spero di poterla richiamare al più presto. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Dopo i redditi dei ministri, adesso tocca ai redditi dei dirigenti pubblici. I dirigenti, dopo l'approvazione di un decreto ad hoc, non potranno sforare il tetto dei 293.000 euro all'anno, retribuzione più alta dei magistrati di Cassazione.
Ma il Parlamento è molto compatto nel ritenere indispensabile, soprattutto in questa situazione di grave emergenza economica, la fissazione di un tetto invalicabile. Ovviamente si tratta di fare in modo che siano chiari, trasparenti e conosciuti da tutti le retribuzioni e soprattutto i trattamenti onnicomprensivi che riguardano questo personale della pubblica amministrazione e comunque delle società partecipate dal pubblico. Nel momento stesso in cui si chiedono sacrifici ai cittadini e soprattutto si impongono anche riforme pensionistiche che pesano notevolmente sulla comunità, è evidente che ognuno deve fare la sua parte, soprattutto chi prende di più. Assolutamente sì, è invece necessaria. Noi proponiamo che ci sia il limite che è l'indennità del Presidente della Corte di Cassazione. Mi pare che anche il Governo stia andando in questa direzione, quindi ce ne compiacciamo. Credo che qui bisogna allargare il campo e non solo alle indennità ma anche ai patrimoni. L'anagrafe patrimoniale per chi lavora nel settore pubblico e per chi fa politica è assolutamente un atto dovuto. È un atto assolutamente necessario di chiarezza e di trasparenza per i cittadini. Perché in fondo stiamo parlando di denaro pubblico e quindi è giusto che si possano controllare. Noi siamo stati impegnati in una riforma delle pensioni e siamo attualmente impegnati in una riforma del mercato del lavoro come meccanismi atti a scardinare, a nostro avviso, alcuni dei lacci e lacciuoli fortemente pesanti rispetto alla capacità del paese di crescere un pochino. Questo è la crescita, l'unica vera chiave che può restituire risorse al paese. Senza crescita possiamo solo discutere. Dopo l'avvio dei negoziati con le parti sociali, continua il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro. Il ministro del welfare Elsa Fornero, nel corso di un'audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera, torna a parlare dei provvedimenti dell'esecutivo in materia, sottolineando il tema della crescita, considerata l'unica vera chiave per restituire risorse al Paese. Senza crescita, ha affermato il ministro, possiamo solo parlare di redistribuzione delle risorse. L'operato del governo, sempre secondo il ministro, va in una direzione ben precisa, scardinare quei meccanismi che impediscono all'Italia di crescere. Elsa Fornero ritiene anche che sia possibile un punto d'incontro con i sindacati, che avevano espresso la necessità di avere maggiori risorse in tema di riforma degli ammortizzatori sociali. Intanto, la Lega Nord critica senza mezzi termini l'operato del governo. Nel giorno dell'operazione Trasparenza, la pubblicazione dei redditi dei ministri, che guadagnano milioni di euro, parlare della cassa integrazione della riforma dell'articolo 18 è del tutto fuori luogo. Lo ha affermato Maurizio Fugatti, rispondendo ai cronisti a Montecitorio. Secondo l'esponente del Carroccio, la priorità è una sola, capire la particolarità della crisi del mercato del lavoro e non intervenire in modo pressante. A noi pare che nel giorno in cui vediamo che i ministri guadagnano e dichiarano milioni di euro, parlare di abolizione della cassa integrazione, di riforma dell'articolo 18, in questo momento ci pare fuori luogo. Secondo noi occorre in questo momento capire la particolarità della crisi del mercato del lavoro e non intervenire in modo pressante, in quanto creerebbe un certo sconcerto all'interno delle classi occupazionali. L'articolo 18 potrebbe essere centrale, ma in questo momento crediamo che non sia la risoluzione di tutti i problemi. In questo momento le fabbriche stanno chiudendo e gli operai vengono licenziati. Non crediamo che sia in questo modo che riusciamo a risolvere il problema. Il tema della riforma del mercato del lavoro continua a tenere banco nei palazzi della politica. In seguito all'audizione del ministro del welfare Elsa Fornero in Commissione Affari Sociali alla Camera, si scalda la polemica tra le parti che siedono al tavolo negoziale. È guerra aperta, in particolare, tra Emma Marcegaglia e Susanna Camusso, segretario generale della CGIL. Il presidente di Confindustria ha lanciato l'ennesimo attacco al sindacato, colpevole, secondo la Marcegaglia, di proteggere ladri e fannulloni. Le reazioni del mondo politico non si sono fatte attendere. Il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, dopo aver ricordato che il centro-sinistra in tema di lavoro è bloccato da retaggi ideologici del passato, stempera i toni ed invita il governo ad andare avanti con coraggio. Il Partito Democratico, invece, per bocca di Gianclaudio Bressa, fa sapere che l'articolo 18 non è il problema del mercato del lavoro. Immaginare che il PD sia disposto a qualsiasi soluzione, ha affermato Bressa, è del tutto sbagliato.
Sul fronte dell'opposizione, il capogruppo leghista a Montecitorio, Giampaolo Dozzo, afferma che l'articolo 18 è un falso problema e rilancia: il vero problema è rappresentato dal credito alle imprese, che non hanno i fondi necessari per pagare gli stipendi dei dipendenti. Dozzo ha anche affrontato il tema dei rapporti PDL-Lega, giungendo ad una conclusione. Dopo le dichiarazioni di Alfano sull'articolo 18, tra i due schieramenti si è creato un solco difficilmente colmabile. Il portavoce dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando, concorda con Dozzo. L'articolo 18 è un tema che non riguarda lo sviluppo economico né la crescita del Paese. Antonio Di Pietro, intanto, lancia una stoccata al presidente di Confindustria. I lavoratori non sono ladri, a differenza di alcuni imprenditori. La Marcegaglia, ha concluso Di Pietro, comincia a guardare in casa sua. La riforma del lavoro è una necessità. Concludere da una parte con ammortizzatori sociali per il lavoro flessibile e dall'altra con la possibilità di dare e di aumentare di più la possibilità di posti di lavoro per i giovani. Il Partito Democratico e la sinistra purtroppo sul tema del lavoro ha ancora a che fare con retaggi ideologici che vedono la contrapposizione tra operaio e imprenditore. Imprenditori, operai, impiegati sono tutti sullo stesso piano a rilanciare l'economia, a dare la possibilità del lavoro a tutti e a far sì che la persona possa vivere con dignità nel nostro Paese. L'articolo 18 non è il problema del mercato del lavoro. Chi continua a focalizzare l'attenzione su questo vuol dire che non vuole risolvere i problemi veri del mercato del lavoro. La trattativa è una trattativa importante, è una delle partite più delicate che si stanno discutendo, ma immaginare che il PD sia disposto a qualsiasi soluzione è profondamente sbagliato. Per noi l'articolo 18 è un falso problema, in questo momento ci sta più a cuore per quanto riguarda tutto il sistema delle casse integrazioni, quelle straordinarie e quelle in deroga. Se si vuole togliere queste forme di tutela dei lavoratori, veramente andiamo verso l'abisso. Ma oltre a questo, il vero problema è quello del credito alle imprese. In questo momento le imprese non hanno più fondi a disposizione, stentano di pagare a fine mese i propri dipendenti, e questo è il vero problema. Se le dichiarazioni di Alfano vanno verso questa linea appunto di riforma dell'articolo 18, ma non solo, degli ammortizzatori sociali, quello che dicevo prima, che sono in questo momento una tutela specialmente per i lavoratori del nord che stanno soffrendo perché ci sono aziende che chiudono in maniera ripetuta e non si parla di dare un aiuto e un credito alle aziende, io penso che il solco si fa sempre più ampio. È fondamentale un accordo, crediamo che l'articolo 18 sia certamente un tema che non riguarda né lo sviluppo economico né la crescita del Paese, quindi è pretestuoso appendere all'articolo 18 lo sviluppo del Paese. Ritengo ingiusto ed offensivo ciò che ha detto la Presidente di Confindustria Marcegaglia con riferimento ai sindacati che coprono, secondo lei, i ladri. Ora che dopo 20 anni da Mani Pulite si scopre che la colpa di quel che è accaduto sono dei lavoratori che sono ladri e non di quegli imprenditori che si sono messi d'accordo con i ladri della pubblica amministrazione e della politica, falsificando gare, appalti, rompendo l'equilibrio previsto nel principio della libera concorrenza e nel rispetto delle regole, non pagando le tasse, nascondendo i soldi all'estero e facendoli rientrare attraverso lo scudo fiscale. A me sembra che la Presidente di Confindustria commette un gravissimo errore di valutazione e soprattutto, se vuole cercare i ladri, se vuole lei, signora Presidente, cercare i ladri, comincia a guardare a casa sua. La priorità è quella di dire: qualunque riforma del mercato del lavoro, qualunque riforma del welfare serve ai giovani di questo Paese, serve al Paese. Perché troppe volte in passato non si è fatto così e di conseguenza ci siamo trovati a mettere ai margini una questione giovanile che oggi è diventata l'emergenza delle emergenze. Si è svolta a Roma, presso la sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, una tavola rotonda sul tema della riforma del mercato del lavoro, organizzata in occasione della presentazione di Giovani senza futuro, proposte per una nuova politica, opera a cura di Carlo Della Ringa e Tiziano Treu. Sono intervenuti, nel corso dell'evento,
occasione di confronto nei giorni delle polemiche sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, il vice segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ed il presidente di Rete Imprese Italia, Marco Venturi. Ha partecipato al dibattito, in collegamento video da Torino, anche il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero. Come tutti possono vedere, ho lasciato per ultimo, ed è così anche nell'incontro col sindacato, ho lasciato per ultimo il tema della flessibilità in uscita, cioè il tema dell'articolo 18. Io non ho mai sostenuto che l'articolo 18 dovesse venire primo e infatti l'abbiamo messo per ultimo. Ho sempre sostenuto che c'è molto lavoro da fare, che riguarda i temi di cui ho parlato prima, e questo lavoro noi lo stiamo facendo, però devo dire con onestà intellettuale che anche il tema dell'articolo 18 sarà posto nel confronto col sindacato. Ritengo, ma questo penso che faccia parte dell'essenza stessa di una società civile, che nulla di ciò che è sociale sia al di fuori della discussione tra le parti in questo caso, e quindi noi discuteremo anche di articolo 18, lo faremo con apertura, lo faremo senza desiderio di mettere nessuno in difficoltà, guardando ai problemi e cercando di risolverli. Quando ripete lei e anche Monti, in verità noi faremo comunque una riforma. Il ministro Fornero sa che ci sono le basi per fare un accordo, perché la stragrande maggioranza dei sindacati e delle imprese hanno idee chiare su come fare un accordo che va bene al governo, va bene agli italiani, va bene anche agli osservatori europei. Si insiste sul fatto che comunque si farà l'accordo perché c'è qualcosa che sfugge, c'è qualche componente occulta o occultata che non può essere rivelata. Diversamente, che non appartiene al tavolo, appartiene alla vicenda politica in sé. È importante che i tavoli siano trasparenti, è importante che al punto in cui siamo arrivati ognuno dica la propria opinione, ed è importante che a partire dal governo ci si ancori a una sola verità: non esiste in natura, in nessun posto, una buona, come diceva il ministro, riforma del mercato del lavoro senza l'apporto delle parti sociali. Non esiste. Intanto prosegue il dibattito parlamentare in tema di riforma del lavoro. Questo problema del lavoro discende da una richiesta che è già contenuta nella lettera di Trichet che fu mandata al governo Berlusconi, quindi è all'ordine del giorno da tempo. Si tratta di far sì che il mercato del lavoro italiano abbia la stessa flessibilità del mercato del lavoro di altri paesi. Sul lavoro al governo Monti abbiamo chiesto coraggio, andare avanti con forza e con rapidità. Abbiamo da completare una riforma fondamentale che ha visto flessibilità in entrata, non ha visto concludersi con la riforma degli ammortizzatori sociali, e poi il grande tema della flessibilità in uscita. Qui il tema è quello, è uno solo ed è una priorità: dare lavoro a un giovane su tre che oggi non ce l'ha. Questa è la scommessa. Per far questo bisogna rilanciare l'economia, aiutare le piccole e medie imprese e riformare il lavoro. Il Partito Democratico deve sostenere il governo Monti con convinzione e con un briciolo di calore in più. Sulla riforma del mercato del lavoro io credo che non ci possiamo appiattire sulle posizioni della CGIL, tantomeno sulle posizioni della FIOM. La riforma dell'articolo 18 era nei nostri programmi, è normale che l'appoggiamo, fatta anche da questo governo. Speriamo con le parti sociali concordi. Certo, se la Presidente di Confindustria dà del ladro al sindacato non è che si cominci al meglio. L'Italia dei Valori contesta duramente, lo fa e lo farà dentro il Parlamento e fuori, anche partecipando alle manifestazioni di piazza, perché riteniamo vergognoso far credere all'opinione pubblica e ai cittadini che la ragione per cui in Italia si chiudono le aziende, le famiglie muoiono di fame è perché c'è l'articolo 18. Che ha riguardato finora 300-400 persone, non di più.
Giornata intensa di incontri istituzionali per il Premier Mario Monti ed il Presidente della Camera Gianfranco Fini. Dopo aver incontrato il primo ministro spagnolo a Palazzo Chigi in mattinata, Monti ha ricevuto il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Lo stesso Schulz, poche ore prima, ha fatto visita a Gianfranco Fini in un incontro che si è tenuto presso la Sala del Cavaliere di Palazzo Montecitorio. Ho avanzato a nome della Camera dei Deputati una preghiera al Presidente Schulz e lo ringrazio per averla prontamente accolta, condividendola nel merito. Richiesta che andava appunto nella direzione di modalità per una collaborazione ancora più stretta e ancora più fattiva. Chiedo scusa per la tecnicalità, ma si tratta sostanzialmente di questo. Montecitorio, al pari di Palazzo Madama, da tempo invia, così come previsto dai trattati, alla Commissione europea e al Parlamento europeo tutte quelle osservazioni, quei rilievi, quelle valutazioni che le commissioni competenti e in alcuni casi l'Aula in plenaria svolgono nei confronti di direttive europee. La Commissione risponde puntualmente alle osservazioni, ai rilievi, alle considerazioni del Parlamento italiano e questo alimenta un circuito positivo. L'Italia è un paese un pilastro dell'Unione Europea, un pilastro importantissimo per il processo di integrazione ed è per questo che la mia visita qui a Roma è una scelta consapevole, cioè la mia prima visita ad un collega del Presidente di un Parlamento nazionale al di fuori delle istituzioni europee. Io nutro la speranza, esprimo l'auspicio che da questo incontro nasca una più forte cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, Parlamenti e istituzioni che sono portatrici di compiti comuni, non debbono perseguire le proprie strade in maniera gli uni contro gli altri, ma assieme, concorrere assieme ad una più forte democratizzazione dell'Europa. L'Eurogruppo si accorda politicamente sugli aiuti da destinare al salvataggio della Grecia, ma rimangono profondi dubbi e incertezze sulla capacità che Atene avrà di pagare il debito alle condizioni stabilite. L'accordo sul nuovo piano di aiuti, fino a un massimo di 130 miliardi di euro, sembrerebbe avere evitato il default, ma il futuro rimane incerto e la Grecia è sempre più sull'orlo del baratro. Intanto l'agenzia di rating Fitch ha nuovamente declassato la Grecia, portando il rating a C. I 130 miliardi di euro accordati alla Grecia non sono la soluzione alla crisi di quel paese. Questi aiuti finanziari serviranno a rimborsare i titoli di Stato in scadenza, a ricapitalizzare le banche che sono in crisi di liquidità e non verranno invece utilizzati per rifinanziare i mutui e gli investimenti di imprese e famiglie. A questo punto arriviamo alla crescita. Perché senza crescita è impossibile che la Grecia esca dalla crisi, il PIL di quel paese segna meno 7. La lettera inviata al Consiglio europeo da 12 paesi membri mette la crescita al centro del sistema per modernizzare le economie dell'Eurozona. Però quella lettera non è stata firmata né dalla Francia né dalla Germania. Questo significa che il debito pubblico dell'Eurozona è un problema politico che evidenzia una pessima governance dell'Unione europea. Chi ci guadagna da questa situazione confusa dell'Europa? Ci guadagna sicuramente gli Stati Uniti, l'America, perché anche se ne parla poco, sul mercato delle valute c'è una forte tensione. La Cina e gli altri paesi petroliferi hanno accumulato grandi riserve in euro. Questa situazione di incertezza dell'Europa potrebbe invertire la tendenza a favore dell'euro. La cura familiare è un handicap come lo è la maternità oggi. Ancora nel 2012 le donne non hanno la stessa visibilità degli uomini nel lavoro. Le eccellenze femminili infatti restano nell'ombra. A dare un contributo perché le donne lavoratrici invece emergano e siano visibili alla collettività ci ha pensato l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Come? Dando vita ad una nuova web TV dedicata proprio alle donne ricercatrici per valorizzare e divulgare il loro impegno ed i loro risultati, come ha spiegato la promotrice
dell'iniziativa Teresa Chironi nel corso del convegno tenutosi a Roma presso la sede Enea. Tante donne mi telefonavano e mi dicevano: ma scusami Teresa, io ho ricevuto un premio di eccellenza, un riconoscimento internazionale, ho avuto una grande visibilità europea, e che cosa devo fare per farlo sapere in Enea, per renderlo visibile anche in Enea? E io mi dispiacevo perché non sapevo cosa rispondere, perché non sapevo che cosa dire. Ed era veramente un po' una sofferenza, perché cavolo, mi raccontavano delle cose bellissime, delle cose eccezionali delle donne di scienza, riconosciute fuori casa e non riconosciute, comunque non, diciamo così, fatte emergere all'interno della propria casa. Quindi abbiamo messo in piedi questa web, che prevede una serie di caselle o di argomenti. Una TV, insomma, fatta di donne, lontane dallo stereotipo presentato abitualmente, e qui il riferimento è andato anche alla RAI, viste le recenti e note polemiche sulle nudità viste a Sanremo. La RAI deve obiettivamente cambiare passo. Credo che ci sia arrivato anche il momento perché la RAI lo faccia, c'è un momento storico particolare. Secondo me ci sono dei momenti in cui tutto può cambiare, ma perché tutto spinge che si cambi. Se cerchiamo una svolta, dobbiamo guardare alla ricerca. È chiaro che c'è stata negli anni passati una predominanza da parte degli uomini nei settori chiave del nostro sociale, della politica in generale. Ma io vedo che negli ultimi tempi questa tendenza sta effettivamente cambiando. In particolar modo sta cambiando nel mondo della ricerca e dell'alta formazione, che è uno dei temi centrali. Voi pensate che altri paesi, che grandi paesi, fino a pochi anni fa erano considerati paesi non industrializzati, oggi sono paesi all'avanguardia. Mi riferisco alla Cina, mi riferisco all'India, mi riferisco alla Corea del Sud, mi riferisco al Brasile e tanti altri paesi. È chiaro che in questa logica, ovviamente utilizzando al meglio il grande canale che abbiamo femminile, che è un canale per quanto ci riguarda importantissimo, dovremmo recuperare questo gap negli anni passati, e sono assolutamente convinto che l'Europa e i programmi europei potranno aiutarci in questo cammino.